Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MUA e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Avrete già visto dal titolo, sarà il video dei preferiti del mese di novembre. Scusate la faccia sbattutissima, ma vi giuro sono stanchissima. Questa settimana è stata molto molto intensa, ho avuto oltretutto un disguido a casa, si è rotto il lavandino, ci si è allagato il bagno, ci si è allagato il piano di sotto di casa, casini. Io oltretutto non sono molto molto ferrata nell'organizzazione di lavori edilizi, ma mi sono buttata anche in quello e sono veramente incasinata. Meno male che voi potete vedere solo questa parte della casa, perché il resto è veramente un enorme casino. Ho roba buttata dappertutto, ho rischiato di perdere oltretutto molto make-up perché avevo le palette sotto il lavandino, quindi non so quale santo abbia guardato giù, perché avrei perso centinaia e centinaia di euro in prodotti che utilizzo per me e per lavoro. Meno male che è andata bene, ma bando alle ciance, cominciamo. Questo mese ho parecchia skincare. Vi avevo detto nel video di skincare coccolosa parte 2 di aver fatto un ordine che è arrivato. Avevo ordinato solo due prodotti e oltretutto ho due prodotti di trattamento contorno. Esplosa una bomba? Due prodotti trattamento contorno occhi che sono veramente, li sto adorando e amando, e sono dei veri e propri low cost e io non so come facciano a costare così poco e a funzionare così bene. Ho fatto un ordine sul sito del brand Labcare. Per chi non conoscesse il brand Labcare, è un brand genovese, quindi made in Italy, oltretutto molto molto low cost. Nel pacchetto mi era arrivata, ho trovato veramente carinissimo il fatto di aver trovato nel pacchetto una lettera, ovviamente non scritta a mano, ma una lettera stampata di quelli che sono i fondatori dell'azienda, che è un'azienda a gestione familiare fondata da un papà, e poi dopo sono subentrati anche i figli. Un'azienda quindi giovane, relativamente giovane, e lavora con quelli che sono principi cosmetici buoni, tenendo però i prezzi low cost e molto abbordabili. Dopo la disavventura allucinante con il contorno occhi di Yoma, se non avete visto il video andate a vedervi il video dei bocciati, perché ho speso 65 euro per un contorno occhi inesistente, veramente come se io avessi preso i soldi e gettati dalla finestra, ho deciso di acquistare lui. Questo qui è il contorno occhi anti-age 3 azioni del brand Labcare, abbiamo detto, ed è un contorno occhi che contiene all'interno niacinamide, acido ialuronico a trapesi molecolari e parecchi estratti, tra cui estratti di vite, estratti di mirtillo, eccetera. E la cosa fantastica, oltre al prezzo veramente contenuto, sul sito lo vendono a 12 euro, ma ho visto che è rivenduto anche su diverse farmacie online, ed è un contorno occhi che va a lavorare su palpebre, cosa straordinaria perché non tutti sanno che i contorno occhi per la maggior parte sono studiati per inferiore e non per essere utilizzati sopra la palpebra. Bisogna utilizzare solitamente prodotti specifici, soprattutto se avete occhi molto sensibili o ipersensibili. E lui è assolutamente testato per andare a lavorare sulle palpebre, sulle occhiaie e sulle borse. È un contorno occhi solitamente consigliato dai 30 anni in su, io ne ho 27, per me va benissimo, ed è questo gellino strepitoso, molto molto fresco, e all'inizio non ero molto convinta del fatto gel, perché tutti i contorno occhi in gel che ho provato erano acqua fresca, ma lui, non so se riuscite a vedere, non è acqua fresca. Quando voi lo andate a stendere, dà proprio, a parte la consistenza veramente goduriosa, perché è veramente corposetto, pur essendo un gel, passatemi il termine, non ha profumazione assolutamente e va veramente a farsi bere dalla pelle, e la pelle rimane veramente morbidissima e sentite veramente un effetto tensore sulla palpebra superiore. C'è una decadenza dei volumi del viso, tra cui la decadenza della palpebra superiore, quindi l'occhio tende a chiudersi.
E possiamo andare a lavorare con questo, con prodotti cosmetici come questo e con gli automassaggi, andando anche a tenere, a sollevare lo sguardo così per 10-15 secondi, potremo andare subito a notare che la palpebra è molto più sollevata e aperta. Comunque mi sta piacendo veramente tantissimo. Questo qui lo sto utilizzando prevalentemente la notte e abbondo leggermente un pochino di più. Se lo volete utilizzare anche di giorno prima del make-up, mi raccomando, siate parsimoniosi con l'utilizzo perché è comunque un gel. Non so se avete mai provato a truccarvi, a mettere un prodotto, un correttore make-up con un gel, ma solitamente si va a creare una specie di pellicoletta, il Vinavil, io lo chiamo così, che va a mischiarsi col correttore e solitamente poi va a togliersi ed è un effetto veramente osceno e orribile. Quindi io lo sto prevalentemente usando la sera, mi sta piacendo moltissimo, è un prodotto veramente da tenere in considerazione. L'unico prodotto make-up invece che ho veramente utilizzato tantissimo questo mese è lui ed è il 360 Flip di Clio Makeup Shop, quindi dell'influencer e blogger Clio Makeup, che come sapete io amo, adoro e venero. È stata lei come tantissime altre ragazze, io sono stata influenzata da lei. Mi ha aiutato a imparare a prendermi cura di me stessa, a valorizzarmi in un momento oltretutto adolescenziale, post-adolescenziale orribile. Come vi ho detto, io sono un'ex obesa, pesavo 86-87 kg, è stato il picco della mia crescita di peso. E ovviamente, come potete immaginare, ragazzi, relazioni, amicizie, prese per il culo, prese in giro, eccetera. E ho trovato nella cura in me stessa, nel make-up e nella skincare veramente la coccola e l'autostima, il cambiamento di cui io avevo bisogno e alla fine è diventato anche il mio lavoro. Ed è un mascara veramente fantastico, a me piace moltissimo. È fatto ad elica, lo avete già visto. Il prodotto va a lavorare molto molto bene sulle mie ciglia, un prodotto, una formulazione abbastanza corposa. Lo scovolino è in silicone, come vedete, ha questi micro dentini che sulle mie ciglia, ragazzi, vanno a lavorare molto molto bene. Io ho delle ciglia già abbastanza buone di base, praticamente a districare e disciplinare le ciglia e va a stendere molto molto bene il prodotto. Ho notato anche una buona curvatura, non tantissima lunghezza come da claim, perché il claim di questo mascara è volume e lunghezza. Volume tantissimo, assolutamente tantissimo, lunghezza così così, ma in curva a bomba, ve lo posso garantire. Non è un mascara economico, costa 17,50 euro, 17,90 euro, non ricordo bene, ma è un mascara che mi sta piacendo tantissimo. Il secondo prodotto contorno occhi di cui vi parlavo è un prodotto che io utilizzo da parecchio tempo nel mio kit MUA. È un contorno occhi generalmente che uso praticamente su ogni genere di età perché mi va a lavorare benissimo sia sulla pelle giovane che sulla pelle matura e su una pelle medio-adulta. Ed è lui. Questo qui è il contorno occhi di CeraVe. Io non ho mai provato CeraVe, non ho capito se si pronunci CeraVe o CeraVe, penso più CeraVe, essendo un brand inglese, suppongo. No, francese, quindi suppongo proprio che si chiami CeraVe. Ed è un contorno occhi con tre ceramidi essenziali. Le ceramidi sono praticamente dei componenti che vanno a ricostruire e riproteggere la barriera cutanea della nostra pelle, se soprattutto abbiamo pelle secca, pelle stressata, pelle con solitamente delle eruzioni cutanee o piuttosto pelle atopica con magari della dermatite. Lui è un contorno occhi molto nutriente, all'interno contiene anche acido ialuronico e terapie molecolari, niacinamide, è un prodotto molto molto low cost, è un ottimo contorno occhi, 15 ml, ed è praticamente questo contorno occhi molto denso, ve lo faccio vedere. Lui prevalentemente lo vado ad utilizzare la mattina, perché
Perché va veramente questa crema abbastanza densa, ma viene assorbita subito, anche se è morbidissima, molto scorrevole, e trovo che faccia veramente un ottimo, ottimo lavoro con il make-up, perché vedo proprio che va ad attenuare le micro rughette, la pelle è idratata, oltretutto ho letto che va a lavorare anche lui su occhiaie e borse perché ha degli estratti marini. E va a lavorare molto molto bene con quello che è il make-up sopra la pelle. Quindi anche ho avuto occasione anche di provarla su pelle matura, su clienti di 50-60 anni e si sono trovate molto bene. Mi hanno anche chiesto, hanno voluto fare anche la foto al prodotto. Mi capita spesso che se un prodotto piace a un cliente o una modella facciano la foto per poi andarselo a comprare. È assolutamente testato dermatologicamente, testato oftalmologicamente, quindi è testato anche sulle allergie e non ha assolutamente profumo, quindi può essere assolutamente utilizzato anche sugli occhi più sensibili. Mi sta piacendo un sacco. Siamo arrivati all'ultimo prodotto che è lui, questo qua ragazzi vi piacerà tantissimo, io lo sto veramente amando ed è il siero di Lab Care. Questo qui è il secondo prodotto di Lab Care che ho acquistato nell'ordine ed è un siero favoloso, va a lavorare praticamente sulla qualunque. Lui si chiama VEG Retinol Like Serum Viso ed è praticamente un siero che contiene all'interno il 2% di Bakuchiol. Abbiamo già parlato di quello che è il Bakuchiol. Il Bakuchiol è un attivo naturale ed è un estratto praticamente uguale al retinolo. Abbiamo parlato anche del retinolo nel video sull'esfoliazione che ho visto che vi è piaciuto molto. E il retinolo e il Bakuchiol che cosa fanno? Vanno ad esfoliare, ad affinare e a lavorare su quelle che sono rughe, texture della pelle, iperpigmentazioni, macchie, la qualunque ragazzi, compattezza, segni dell'età, tutto, tutto cosa fa. Praticamente l'unica differenza che c'è tra Bakuchiol e retinolo è che il Bakuchiol, essendo un estratto naturale, non va a fotosensibilizzare la nostra pelle come fa il retinolo. Se noi iniziamo ad utilizzare un prodotto, una crema, un siero, eccetera, che contiene del retinolo, dobbiamo assolutamente andare ad utilizzare la protezione solare. Anche se sappiamo che va utilizzata sempre, oltre che il retinolo contiene, ragazzi, una scarica di estratti, oltre all'acido ialuronico, la niacinamide che ci piace, contiene due tipi di peptidi diversi che vanno a lavorare sulla compattezza della nostra pelle. È un siero fantastico, io lo sto utilizzando la sera. Ha comunque un costo che si aggira sui 21 euro, ma potete trovare codici sconto. Io so che Giulia Cova ha uno sconto del 5 o 15% su Labcare, ma ragazzi, veramente io vi posso. Questo qui è l'utilizzo che ne ho fatto e lo sto utilizzando solo la sera. Ve lo voglio far vedere. È una cremina abbastanza densa e va veramente a lavorare su rughe, linee profonde, texture della pelle più raffinata e uniforme, contrasta le discromie e le macchie della pelle e rende l'incarnato molto più luminoso. Va a lavorare anche sulla pelle, sulla radiosità, rimpolpa la pelle, fa tutto, ragazzi, veramente. Questo siero qua sono sicurissima che alle mie sorelle, ad esempio, due sorelle più grandi di me, lo adorerebbero tantissimo, perché va a lavorare anche sul rimpolpare la pelle, i volumi e i cedimenti dell'età. È una crema fantastica, è un siero abbastanza denso, liquido, ma comunque denso. E quando noi lo andiamo a lavorare, sentiamo proprio che c'è una corposità. All'inizio pensavo fosse troppo per la mia pelle grassa, ma ragazzi, veramente va. A parte che non possiede profumo, è comunque testata al nickel, l'ho visto. All'inizio pensavo fosse troppo, vi dicevo, ma andandola a lavorare, la pelle veramente se la beve. Contiene anche un estratto della famiglia della vitamina C che va negli strati più profondi a lavorare sempre sulla luminosità della pelle. Io lo sto utilizzando prevalentemente la sera perché al mattino per una pelle grassa forse è un po' tanto.
ma è già praticamente asciutto e io sento proprio questa morbidezza e questa compattezza de della pelle, me la sento proprio rimpolpata, non riuscirei a spiegarvelo in altre parole, dovreste venire qui e sentire la mia mano, ve lo giuro. Mi sta piacendo tantissimo, ora quasi mi spiace di averlo sprecato così sulla mano. Mi sta piacendo tantissimo, è un prodotto veramente, veramente valido, non vedo l'ora di parlarvene ancora. Se avete una pelle dai 30 in su e cercate tutte, e cercate un siero che lavori a 360 gradi su tutte queste problematiche, lui veramente è consigliatissimo, lavora veramente molto bene e mi sta piacendo tanto. Ragazzi, video di oggi breve ma intenso, tanta skincare, ma voi lo sapete che io mi mangio pane e skincare, anzi no, il pane non lo mangio, gallette e skincare. Vi ringrazio tantissimo, se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Ditemi assolutamente quali sono i vostri prodotti scoperta del periodo. Qualcuno di voi nei bocciati mi ha parlato di prodotti che non gli sono piaciuti e sono rimasta sconvolta. Spero che il video vi sia piaciuto, al prossimo video! Ciao!